Ciao a tutti, a quanto apprendiamo dall'edizione odierna del Tempo, sembra che oltre ad Incalza, anche in Prota sia indagato in relazione all'appalto Metro C, relativamente proprio all'accordo del 9 settembre 2013 con cui la Giunta Marino, il sindaco in Prota, la società Roma Metropolitana e il sindaco appena insediato riconoscevano alla società Metro C ulteriori 90 milioni di euro per le riserve iscritte ed anche costituivano il presupposto per successivi riconoscimenti per eventuali ulteriori varianti dopo le 45 già approvate dal 2006 ad oggi. Noi ci scagliammo contro questo accordo, non solo noi ma anche l'ex assessore al bilancio Morgante, che infatti dopo venne non a caso dimissionata. Presentammo interrogazioni, accessi agli atti. Dopo tre accessi agli atti, viste le non risposte, abbiamo presentato esposto in procura, Corte dei Conti ed ANAC. Questi sono gli articoli. Il 30 ottobre 2014, oggi queste vicende escono fuori, appunto, come si evince dall'articolo del Tempo, in cui si evidenzia appunto che questo accordo, quello del 9 settembre 2013, della Giunta Marino, è all'attenzione dei magistrati. Quindi invitiamo l'assessore in Prota a fare un passo indietro e a dimettersi, come riteniamo giusto e doveroso che sia. Con questo accordo i costi dell'opera sono aumentati di oltre 1 miliardo rispetto ai 2,2 miliardi inizialmente previsti dal contratto. Considerate che l'addizionale IRPEF che pagano i cittadini romani dello 0,9, la più alta Italia, cuba 450 milioni e che con i 90 milioni dati da Marino a Metro C avremmo potuto fare 90 asili nido. Ed a maggior ragione vi invitiamo a controllarli in occasione di questo bilancio 2015 indegno che questa giunta sta approvando, liquidando una serie di beni, immobili e società di noi tutti cittadini. Ciao a tutti!